benvenuti al mio canale, io sono Vale e oggi direi che è giornata per lavare i capelli. Come vedete sono stra sfibrati, secchi e sono decisamente da lavare. Tra l'altro voglio fare una pettinatura che mi riprende da qua e vedo se riesco a farla e soprattutto dare un big idratazione ai capelli, perché così mi vengono i miei ricciolini belli definiti, che a me quelli che mi piacciono. Quindi condivido con voi la mia routine per i capelli ricci, per avere una definizione favolosa e soprattutto definizione che dura almeno 5 giorni. Se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriva tutta la novità. E andiamo a lavarci i capelli. Vado! Eccomi, ho lavato i capelli, ho fatto il mio lavaggio e adesso andiamo a dare un tocco di idratazione sia dentro che fuori con il latte di coco. Il latte di coco è super mega idratante per i capelli, non solo i capelli ma anche per la pelle. Per chi soffre di pelle secca, soprattutto di questo inverno, ve lo consiglio di usarlo sulla pelle dopo la doccia e veramente notate un'idratazione abbastanza forte e estrema sui capelli e sulla pelle. Adesso vado a applicarlo sui capelli e non lo risciacquo e vado a usare o praticare il mio styling sui capelli. Come vedete ho diviso i capelli a ciocche abbastanza piccole, vado a applicare a ogni ciocca il mio Lola Cosmetic per capelli ricci e la vasellina sciolta. Adesso come vedete faccio metà metà per farvi vedere solamente la differenza, usando il pettine di Delmon, che fate il primo passaggio proprio al bordo e lo faccio con il flexi brush e vedete la differenza si nota tantissimo. Come vedete il Delmon definisce, il brush definisce ma allarga, il Delmon dà più volume che il flexi brush. Adesso faccio il secondo passaggio per separare le ciocche e l'altra parte faccio il secondo passaggio di separare le ciocche con Delmon. Come vedete vi lascio qua sopra il video dove ho applicato questa tecnica, guardate la differenza, si nota tantissimo la differenza, si nota tantissimo. E comunque un video dove ho usato la stessa tecnica di styling solo col flexi brush e il risultato mi dà ottimo, buonissimo risultato, ma i capelli si rovinano in pochi giorni, in senso 3 giorni sono già da lavare. Invece col Delmon è facendo questi due passaggi, prima passando il pettine al bordo, poi secondo pettinarli alla leggera, a parte che la definizione che dà è veramente spettacolare, ma non solo, la definizione dura fino a 5 giorni garantiti, provati, straprovate, e soprattutto questa tecnica in sé a me piace tantissimo perché dà un risultato favoloso sui capelli ricci, sia sui capelli ricci che i capelli ondulati, e sempre andiamo a fare un po' di crunch. Bella gente, se vi piace i miei video, se vi piacciono i miei video in generale, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, e soprattutto se avete qualche amico, qualche amica, un familiare con i capelli ricci e volete darlo qualche consiglio, vi consiglio di lasciarli i miei video, condivideteli, così mi sostenete, sostenete i video che faccio, e se avete qualche consiglio, qualche dritta, qualche informazione nuova che io non conosco per i capelli ricci, benvenga. Se volete che vi faccio qualche video specifico, oppure che volete provare qualcosa di diverso, oppure volete chiedermi qualsiasi tipo di informazione, sono alla vostra disposizione. Io, come vedete, i capelli ce li ho ricci naturali, ho fatto tantissimi anni di trattamento e quindi quello che vi dimostro è solamente esperienza personale, per cui i miei video sono qualificati come vlog personale, quindi sono esperienze mie che lo condivido con le persone che mi seguono e gli interessano i capelli ricci. Piuttosto di mettervi la musichetta sottofondo, volevo proprio chiedervi una cosa. Non so se solo io o capita anche voi, parlo di ragazze single, ma sono solo io
quella che faccio proprio fatica a conoscere persone, o capita anche a voi? O quel pochi che gli do minima di confidenza, ma proprio il minimo, che minimo di interesse, scopro che sono casi umani da evitare, proprio come la peste? O una cosa generica che succede a tutte le ragazze, più o meno della mia età, o me più piccole o più grandi? Non capisco, gente, cioè, non capisco, non c'è più qualità in giro, no, c'è quel poco che c'è nascosto, sono nascosti, cioè io non riesco a beccarne manco uno sano. E comunque se vi interessa, vi racconto dei casi umani che mi sono capitati e se vi è successo qualcosa, fatemelo sapere, lasciatemi nei commenti perché ho bisogno di non sentirmi sola in questo mondo. Grazie. Ho cominciato a valutare la compagnia di cali e gatto, preferisco mille volte loro che certi casi umani. Sono solo io o anche voi? Ho finito di fare il styling, i miei capelli sono ancora bagnati. Eccomi, ho asciugato i capelli col phon, come vedete sono spettacolari. Sono bellissimi, così li possiamo separare volendo. E adesso vado a dargli un po' di volume. E voilà, guardate che, aspetta che gli diamo un pochettino più forma. Volendo potete prendere questa, infilarla e fare così. Muovendola e staccandola, guardate come sono belli, sono stupendi, guardate che ricci, spettacolari che sono, guardate qua, sono davvero spettacolari al primo lavaggio. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao e buona domenica a tutti. Il risultato è wow, soddisfatissima. Alla prossima! Voilà. Andiamo a fare la passeggiata, mamma. Andiamo a fare la passeggiata. Andiamo, Cali. Andiamo a fare la passeggiata. Andiamo, mommy. Andiamo a fare la passeggiata. Dai, 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 dai. Andiamo a fare la passeggiata. Dai.